Venditalia 2016, esordio a Venditalia ed esordio televisivo per due amiche, due partner di Vending News, due persone che sono in questo settore già da un po' di anni. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Buongiorno Lucia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. E come avrete visto dai sottotitoli, sono Alessandra Padelli, responsabile export di Special Coffee, e Lucia Bonazzola, che è la responsabile commerciale per il vending in Italia. Lucia, benvenuta. Grazie Fabio. E allora, cominciamo da te Alessandra. Diciamo anzitutto come mai avete maturato questa scelta di partecipare a questa biennale espositiva Venditalia 2016, la più importante manifestazione del vending al mondo. Il motivo è abbastanza semplice. Abbiamo nel tempo, nel corso della nostra storia, maturato un'esperienza sul canale vending, soprattutto all'estero. Quindi in questo momento ci sentiamo pronti anche per affrontare il mercato principale, e quindi quello italiano. Il canale del vending sappiamo che è decisamente importante per quanto riguarda il caffè, e quindi abbiamo messo a punto nel tempo una miscela, grazie alla collaborazione con operatori appunto esteri, una miscela dedicata al vending, che ha delle caratteristiche molto particolari che poi magari Lucia vi racconterà meglio. E niente, siamo qui per presentarci, per farci conoscere al mercato italiano e per fare in modo che gli operatori comincino a conoscere Special Coffee. Special Coffee che nel frattempo, nel corso, Special Coffee è in realtà piuttosto giovane, non possiamo dire sia una start-up, ma nemmeno un'azienda con pluridecennale vita ed esperienza. Ha pochi anni, ma è molto motivata a crescere. Ultimamente siete stati in Germania, a Dubai, in Canada e in diversi altri posti del mondo dove avete riscosso davvero un successo inatteso. Assolutamente sì, il motivo è semplice. Il motivo principale per cui il mercato ci vuole bene è la qualità. La qualità ci viene riconosciuta, quindi abbiamo maturato una tradizione che poi esprimiamo nelle nostre miscele, che dedichiamo appunto a diversi target e a diversi consumatori. E per il vending voi avete scelto due miscele, nello specifico, eccoci qui, perdonami Lucia, io vado a coprire la mia cravatta e il mio pancino, okay, per fare in modo da mostrarvi i due prodotti di cui ora facciamo parlare un po' lei, e la presentiamo. Ecco qui, presentati, girati e fatti vedere in tutta la tua bellezza. Presenta i due prodotti che voi avete scelto per il mercato della distribuzione automatica. Allora, per quello che riguarda il mercato della distribuzione automatica, noi abbiamo deciso, Special Coffee ha deciso di presentarsi con questi due prodotti. Gran Crema Blu è la miscela che noi definiamo giusta per il vending. Giusta per il vending perché è stata elaborata e creata grazie alla collaborazione di operatori che comunque lavoravano da anni nella distribuzione automatica, che ci hanno saputo indicare quali fossero le necessità, le caratteristiche di questo canale. Di conseguenza partiamo da una miscela, dalla prima caratteristica che oggi viene comunque richiesta, la prima necessità, ovvero una miscela pulita e selezionata con una granulometria omogenea, e per poi passare alle caratteristiche di quelle che sono la tipicità e la tradizione italiana di una tostatura lenta o raffreddamento ad aria, che sono in grado poi di dare nel bicchierino un prodotto comunque costante nel tempo, con una qualità e un gusto in tazza che viene poi richiesto appunto nella distribuzione automatica. Io faccio un po' la parte del diavolo, no? Il gestore che dice vabbè, io vorrei provarlo ma chissà quanto costa. No, assolutamente, diciamo che il prezzo per quello che riguarda questo prodotto è un prezzo competitivo, perché se poi viene comunque paragonato a quella che è la qualità e a quelli che sono poi i problemi che si possono evitare scegliendo un prodotto di questo tipo rispetto comunque a dei prodotti che magari possono avere un prezzo più, diciamo, attraente per quello che riguarda il mercato, ma poi danno magari anche dei problemi poi nella gestione, nella riparazione, nei guasti, insomma i problemi che più spesso ci troviamo poi a pietroline nelle macine.
i chiodi dei sacchi che cadono nel pulizia e selezione sono appunto il primo plus che noi andiamo a vantare di questo prodotto e poi in genere di tutte le nostre miscele. Vedi Lucia, parrebbe scontato, ma queste problematiche invece vanno dette e ridette. Certo, no, ci rendiamo conto che al di fuori di quello che può essere poi il danno in sé al distributore automatico, si tratta anche poi di evitare costi, perdite di guadagni in arrabbiature di clienti. Il cliente ci vuole molto tempo a conquistarlo, con la fiducia, con tre fermi macchina per perderlo. Esatto, era proprio lì che volevo arrivare. Bene, allora Lucia, diciamo che nel frattempo sei riuscita a descrivere quelle che sono le caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche dei due prodotti, la parte commerciale è evidenziata da questo packaging che mi pare davvero molto ben curato. Questa signorina qui che si dichiara ambasciatrice del caffè nel mondo ora ci dirà anzitutto qualcosina sul prodotto Verdadero. Allora, Verdadero è l'ultimo nato in casa Special Coffee, nasce da un'esigenza di sostenibilità, ci accompagna questa caratteristica dell'eco-friendly fin dall'origine, appartiene agli asset aziendali di Special Coffee. Alla fine abbiamo deciso di collaborare con Rainforest Alliance e sviluppare questa miscela affinché sia doppiamente buona, quindi buona in tazza o nel bicchierino, ma buona anche per i farmer, quindi per i produttori che lavorano, e quindi andiamo a risalire nella filiera del prodotto. Vogliamo effettivamente essere consapevoli che ogni chicco di caffè è stato toccato da tante mani durante il suo percorso, che è comunque lui. E vogliamo valorizzare questo lavoro, quindi questo sigillo che sembra abbastanza semplice, che comunque vediamo essere utilizzato anche da tanti altri caffè, soprattutto all'estero, è una sensibilità che sta nascendo in Italia ed è nuova, e quindi ci sentiamo orgogliosi di poterla portare avanti. E allora valorizziamolo fino in fondo, facciamone uno per me e uno per il cameraman che molto pazientemente da stamani, nelle ultime 4 ore, non ha ancora preso un caffè. Io voglio assaggiare proprio il Verdadero e io nel frattempo vi saluto facendo salutare anche loro che in quanto volti nuovi hanno la priorità. Ciao Alessandra. Ciao Fabio, ciao a tutti e arrivederci, quindi a presto. Ciao, ciao Lucia, volto nuovo e volto sempre più come dire, in giro per raccogliere clienti in Italia per la Special Coffee. Ciao a tutti, vi aspettiamo per gustare un buon Gran Crema Blu o un buon Verdadero. Diciamo infine però, non l'abbiamo detto, in che modo entrare in contatto con voi. Possono collegarsi al vostro sito. È forse la maniera più semplice, diversamente abbiamo tutti i canali social attivati, abbiamo linee telefoniche, indirizzi mail, è abbastanza semplice. Lucia è sempre sul pezzo. L'unica cosa che non potete fare è assaggiare il caffè per via digitale o via telefonica. Non ancora. A quello ci penso io nel frattempo. Amici, io saluto voi mentre voi preparate un caffè per noi e nel frattempo saluto voi invitandovi a restare qui perché non è terminata ancora. Abbiamo tantissime altre novità da documentarvi per questa manifestazione biennale Venditalia 2016.